nell'immaginario comune che l'autoritratto venga inteso come una sorta di corpo a corpo con se stessi. E la Rostelli, che se ne dica, è decisamente impegnata in un corpo a corpo con se stessa e con la scrittura che dovrebbe rappresentarla. E come viene tutto ciò? Molto semplicemente costruendo delle strutture. Ogni struttura possiede un suo punto di partenza e un suo punto di arrivo. E al di là delle sperimentazioni giovanili, di primi scritti, e dell'apologia del frammento e delle talvolta contraddittorie dichiarazioni sulla esatta datazione delle sue opere, per comodità di esposizione, per valorare il concetto che sto per enunciare, poniamo che i punti di partenza e di arrivo dell'iter letterario rosselliano possono essere identificati in due poimenti, la Libellula e Amprobitio. Nell'apertura della Libellula leggiamo molto semplicemente: prendere il salto per un addio più difficile. Addio. E nella chiusa di Amprobitio leggiamo: perché il ritmo t'aveva al dunque già occhieggiata da prima. Ricordate queste due parole, addio e ritmo. Nel finale di Amprobitio si dice: da prima, quando? All'inizio della saga, cioè proprio ai tempi della Libellula, come se il salto per un addio più difficile abbisognasse di un suo ritmo proprio, un ritmo che è stato ricercato e inseguito in tutte le sue produzioni, comprese temporalmente tra i due poemetti. In questo senso l'ostentazione della sua letteratura essenzialmente luttuosa sarebbe stata concepita e perseguita proprio per trovare il giusto ritmo da conferire all'addio definitivo, al salto per un addio difficile. Perché difficile? Difficile proprio perché è finale, è ultimo, è definitivo, e poi un po' anche questo è il senso, uno dei sensi del titolo che ho inteso dare al libro, il colpo di coda, no? E l'altro senso, che è forse anche la parsiana, forse anche addirittura banale, lì è nella seconda fotografia da destra, in quella finestra, da cui Amelio Rosselli ha compiuto il suo salto per il suo addio più difficile. E è ovvio che andrebbero considerate tante cose, insomma, no? Una delle cose più importanti, che oltretutto è stata anche affrontata o quantomeno accennata in alcuni contenuti del libro, è la componente sonora che caratterizzava, in tutti i casi stiamo parlando di ritmo, no? E, voglio dire, la componente sonora che caratterizzava non solo la stesura letteraria, non solo la caduta tipografica sulla pagina, ma anche il modo in cui Rosselli veicolava dal vivo verso l'esterno le sue cose. Credo che sia praticamente impossibile leggere una cosa così come l'avrebbe letta da Rosselli, e credo che sia anche giusto che ciò non avvenga. E poi anche per questo, no, che in queste due serate abbiamo sentito leggere Rosselli in modi completamente diversi, da Domenzini a Mario Boio a Salvatore e per la Tiziana, cioè voglio dire, è forse anche bello e significativo che la particolarità delle strutture dei testi rossegnani si possano prestare a diverse interpretazioni. Io penso una cosa, no? Che mi capita talvolta di ascoltare Rosselli e mi sembra come di ascoltare una specie di voce sciamanica, no? Cioè che è impegnata a ripetere ossessivamente le parole chiave o le frasi chiave dei suoi rituali, che nello specifico non sono rivolti ad esorcizzare qualcosa.
ma forse, e non dico qui, ve lo ribadisco, forse, solo a consolidare una sorta di volontà di potenza rovesciata, indirizzata verso la disillusione, la sconfitta e la morte, cioè in poche parole verso il conferimento della tragicità a tutte le cose della vita. Grazie.